ai tempi di Condor per far sì, per trascinarci queste atmosfere straordinarie del tempo di Condor, per farci capire come anche a quei tempi potevano permanere dei problemi di dopo, poi sapere dei problemi anche attuali, e come venivano gestiti tra l'altro anche i sentimenti, no? I sentimenti dei diversi. È stato presentato anche, questo libro è stato presentato anche un sapere letterario, che dico la presenza autorevole di Maria Vittoria Spaziani, da noi insegnata a Roma, proprio dal Palazzo del Vicariato, e edito da Mollanti in Perugia, e affronta questo tema vincente con un eccellente stile narrativo impersonale, perché come vero, anche una lavoro che a un certo punto ci proietta nelle scene, nelle scene del ghiaccio della città di mare, e ci stessa sembra che l'autore non sia più presente, come sulla scena del teatrale di Randello, e dovete a un certo punto delle comparizioni, no? E quindi in questo caso il regista è la scrittrice. Quindi le problematiche di coppia che il mondo consuma a qualsiasi latitudine della terra, dalla civiltà romana ai giorni nostri, un problema antico e sempre nuovo, senza tempo, né spazio e già mai risolto, però lo avete anche detto, l'esperto di problemi di coppia. Il libro si compone di 6 romanzi brevi che ci immergono nelle atmosfere secondo 20 ricordi, quindi più diversi. Come Marguerite Yourcenar, sapete, nelle memorie di Adriano, fa con l'imperatore Adriano, ci fa comprendere i suoi sentimenti, non ci racconta la storia, ma penetra nei sentimenti di quest'uomo. E quindi allo stesso modo, come Marguerite Yourcenar, il paragone è davvero reale, Francesca, è reale, perché l'autrice è una valente scrittrice che farà parlare di sé nel futuro. Nel romanzo il comandante e il generale, come la Yourcenar, ci introduce appunto in questa atmosfera con l'incomodo dell'intrusione clandestina di una donna tra le tende dei soldati, un amore che cambierà quindi le sorti di qualcuno. E in esso si fa portavoce di questi sentimenti più profondi, e in particolare dei mercenari. Noi siamo abituati a studiare la storia romana, ci dicono c'erano i mercenari, ma i mercenari non avevano conosciuto Roma, non l'avevano mai vista, ma a un certo punto, ecco, si mette nell'animo del soldato, del mercenario, e si chiede: ma perché mai dobbiamo combattere noi, in un pagano, in una città che non conosciamo, in una città che non abbiamo mai visto? Quindi ecco, penetrare nei sentimenti di coloro che hanno vissuto un'epoca completamente diversa, come in effetti come faceva un noto scrittore, ci ha lasciato in una macchina del tempo, come Voltaire, pensate una macchina del tempo, facendoci comprendere con poche frasi, se ci cresce i sentimenti degli schiavi, nel passaggio da una condizione di schiavo all'inverso, narrando anche dei loro modi omosessuali. Inoltre, la scrittrice, cambiando romanzo per romanzo, registro linguistico, ci conduce esternando come in un film di storie un po' straordinari, no? Il film di storie degli anni 70, vi ricordate che ci avvincevano perché ci appassionavano, ci intrigavano anche in quei 20 minuti e poi passavamo in altri episodi che attivavano la nostra attenzione. E quindi a un certo punto dall'accampamento romano del tempo di Congo andiamo a finire nell'atmosfera di nuove e allegre di parte argentina. Ecco, per il in un altro tempo, oppure il romanzo di Napoli, maggiormente, o per questo, di entrare in Argentina, e andiamo poi in Paveste, in cui due uomini apparentemente dall'aria nasce proprio nel 1910, infatti ho chiesto ma quanto tempo
anni, arrivano certa maledicenza, i cavalli erano stanchi, certa maledicenza, e incontrano un uomo che era il proprietario di questa dirigenza, ma chiaramente ormai era un minato morto. La dirigenza costituiva la sua casa, la sua dimora, non era più una dirigenza che avrebbe potuto, trasportare questi due cowboy. Quindi c'è questo abbandono anche di un'epopea, cioè metaforicamente si proietta in quella che è un'epopea lontana, che è quella delle dirigenze, che viene abbandonata completamente da un'altra epoca che è quella dei giorni nostri. Sicuramente cowboy è degno di un consapevole omaggio a diversi, un senso largo, non solo all'omosessuale. E il libro pertanto appunto di dati formativi per una riflessione sulle sbagliate, sui problemi di coppia. Ma i ricordi tra l'altro anche gli antichi manieri di Ruti, con tanto di una principessa Sira che fugge a cavallo dell'amato e a un padre padrone, e tra l'altro i viaggi di Cristo ancora una volta in un'altra epoca completamente diversa, quella degli anni 70. E 70-80, in cui due giovani, nonostante la lontananza dovuta al lavoro, oggi sapete si va di quelli là, dagli anni 70 si cominciano a viaggiare molto, ad avere un lavoro tra Bombay e San Diego su Madrid, trovano la forza di amarsi contro il volere di padre che non ostacolava questa relazione, e affidano alle numerose lettere di suggellare il loro amore, e consegue la lezione in questo caso di una forma epistolare da parte di Francesca Saluzzi, quale dominante di questo tessuto narrativo. Ma ecco che ho creato io una mia presentazione che, come dei flash, così come ha composto il suo romanzo Francesca Saluzzi, tornando avanti indietro come in un anche la mia stessa presentazione, perché è stata originale, volevo essere anch'io e non tradizionale. E la prima storia, quella ambientata nell'America Latina, è una serie di adulterio, forse al confine o no, non lo so, perché dobbiamo prendere il libro, io non ci guadagno niente, però abbiamo 3 euro attento. L'adulterio che si consuma attraverso un registro di un libro dialogato, e questo adulterio si insinua per una pura casualità, per due persone in una coppia apparentemente sana, però forse poco attenta a coltivare il sentimento dell'amore. E siamo in una chiusura che però non possiamo dirvi, perché se no si chiama proprio.